Le separazioni sono per chi ama con gli occhi, mentre chi ama col cuore non si separa mai. Com'è stato ritornare a girare ad Istanbul? Di certo non era stata una separazione di cuore, ecco. È stato molto molto bello, anche però molto faticoso, nel senso che prima di iniziare il film ci abbiamo messo tanto tempo perché abbiamo dovuto sempre rimandare il film per la situazione politica, per gli eventi che succedevano ogni tanto, quindi quasi stavo per saltare il film, poi abbiamo ripreso tutto. Per me è stato un momento molto felice, nel senso che girare un film così, in questo modo, con questi attori, con questa troupe, è stato molto bello, molto molto bello. Poi le cose cambieranno, il mondo che racconto cambierà, tutto questo metto nel conto, insomma. Il film non è un adattamento vero e proprio appunto del suo romanzo, è una sorta di libera interpretazione, sotto un'altra ottica, un taglio completamente diverso. Come mai hai deciso di sviluppare il progetto cinematografico in questo modo? Quali sono state le scelte? Perché mi avrebbe annoiato ripetere, perché ho raccontato già una cosa in un modo con la scrittura, ripetere questo filmando mi avrebbe annoiato, quindi ho cercato di cambiare. Parlando con Vaglia Santella, con Gianni Romoli, abbiamo deciso di modificare le cose anche per creare una cosa, anche per noi soprattutto, che ci attraesse, ci creasse una cosa più coinvolgente. Uno dei suoi grandi talenti è la direzione degli attori, riesce sempre a estrapolare performance magnifiche, appunto, l'abbiamo visto fare in tanti film, appunto, in tanti anni. Ci può dire qualcosa su questi magnifici interpreti, appunto, che ha trovato che noi conoscevamo Io poco, sono ecco. molto contento perché i turchi che vedono il film dicono: "Ah, ma questa attrice in questo film è pazzesco". Questo mi fa molto piacere perché questa cosa valido molto per i turchi che hanno visto, cioè di quelli che ho fatto vedere il film, sono rimasti molto sorpresi di vedere alcuni di loro recitare in questo modo. Io li ho scelti perché erano giusti per le parti, sono tutti. Tutti, anche quelle che muore, per esempio, che c'è un ruolo di. Ah, no, in Italia non c'è più quella cosa. No, l'abbiamo tagliato. No? Cioè, in Turchia è rimasta una scena che c'è uno che a un certo punto muore per strada, è una star. Cioè, ci sono. Oh, io, senza rendermi conto, sai, quando abbiamo aperto il casting, sono arrivati tutti, soprattutto le star che arrivavano davanti a me, ma io non li conoscevo. Poi, subito dopo, capivo che ne so, è arrivata Tuba, l'attrice. Abbiamo chiacchierato, io ho fatto delle domande, le cose. Quando lei è andata via, ho detto alla casting, dico, ma questa è molto giusto per la parte. Dice, guarda, dice, questa è una star pazzesco. E sono andato a vedere, guardare, eravamo a un primo piano, che lei usciva, c'erano tipo 20 televisioni, una folla disumana che lei saliva in macchina. Cioè, ovunque vai con loro c'è sempre una cosa, sono molto amati, molto, soprattutto in Sud America sono molto famosi. E anche nei paesi arabi sono veramente le star. Il potere dello scrittore e del regista è immenso, appunto, riesce a trasformare angeli in demoni con poche righe, appunto, di sceneggiatura. Però quanto è difficile essere anche registi, appunto, della nostra vita? È più difficile essere regista della sua vita che regista sul set? Oppure. Ma io regista della mia vita, non sono regista della mia vita, io sono, cerco di vivere la vita come viene, perché quello, fare il regista della vita è abbastanza pericoloso, nel senso che poi perdi il senso della realtà. Io intervengo sulle cose, è vero, nel senso che nella mia vita, però meglio fare registi nel cinema o Può anticiparci. nell'opera, insomma. Ok. Può anticiparci qualcosa su Napoli Velata, il suo prossimo progetto? Abbiamo. Lì un film che è un thriller molto, ma thriller vero, di quelli che mi piacciono molto, e con Giovanna Mezzogiorno, e sono molto contento, ci siamo già incontrati, già abbiamo parlato, un personaggio femminile molto complesso, molto bello.